Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi vi parliamo del gioco di carte Similo o Fiabe. Avete potuto vedere questo gioco che abbiamo comprato poco tempo fa nel haul che abbiamo pubblicato poco tempo fa. Se volete vedere altri giochi che abbiamo comprato ultimamente, vi lascio l'haul nella i. Abbiamo deciso di parlare di questo gioco non perché non ci fossero delle recensioni in giro, anzi ce ne sono davvero troppe, fatte anche molto meglio di noi, ma questo è più che altro un gameplay, ma non un gameplay classico, play dal vivo, un gameplay distante. Io chiamo e ci giocheremo tramite una vita. Questo per dimostrare. Questo gioco si può giocare anche con le videochiamate, quindi potrebbe essere una ottima alternativa se non potete vedere i vostri amici. Farò una breve introduzione in cui vi spiego le regole, così che se non lo conoscete potete capirlo e capire come giochiamo. Insomma, di questo Similo è un gioco della Genos Game, ci sono vari tipi. Questa è la versione fiabe, ma ci sono anche miti e storia, quindi in cui ci saranno personaggi dei miti della storia. Io ho scelto le fiabe perché penso di conoscere meglio i personaggi. Una cosa bella è che se avete più mazzi li potete unire giocando con due mazzi. Più avanti vi spiegherò come. Quindi all'interno di questa scatola c'è un mazzo di carte, c'è anche il consiglio di giocare ai loro giochi sull'apposita app. Si può giocare anche a Similo sull'app. Io vorrei tanto giocare a pozioni esplosive, ma dal vivo. Ho provato a comprarlo, ma a quanto pare sold out in tutti i negozi, spero che lo rifacciano perché a quanto pare è un bellissimo gioco e non ci ho mai giocato. E allora, le carte, ci sono delle carte che dovete togliere, che sono queste che vi spiegano il regolamento. Quindi vi rimangono 35 carte. Su ogni carta c'è il disegno di una favola classica, personaggi di una favola classica, per esempio il gatto e la volpe di Pinocchio. È interessante che di lato c'è anche scritto diciamo, il nome della favola, chi l'ha scritta e l'anno. Diciamo, io ho un po' guardato tutte le carte e ho constatato che la maggior parte delle storie presentano tre personaggi, quindi ad esempio c'è Pinocchio, Mangiafuoco e il gatto e la volpe, oppure c'è Cenerentola, la matrigna e la strega cattiva. Alcune ci sono solo due personaggi e in rari casi, come ad esempio il gatto con gli stivali o i tre porcellini, c'è un solo personaggio. Ritengo che quelli in cui c'è un personaggio solo è un po' più difficile riconoscerlo. Perché? Questo è un gioco cooperativo, quindi ci sarà una persona che dovrà far indovinare il personaggio e tutti gli altri che dovranno appunto indovinarlo con degli indizi. Gli indizi sono dati proprio da queste carte. Ora, dopo vedremo. Quindi come comincia una partita? Allora, si può giocare da due giocatori in su, credo che anche in due giocatori sia molto bello, oppure il numero di giocatori che volete in quanto è cooperativo, da 7 anni in su. Allora, come si fa? Colui che deve far indovinare il personaggio guarda il personaggio che bisogna indovinare, in questo caso lo stregatto, e lo mette coperto. A questo aggiunge 11 carte, quindi in tutto dovete avere 12 carte. Le altre le mettete per un attimo da parte. Queste 12 carte le mischiate, perché altrimenti si saprebbe che l'ultima è quella che bisogna indovinare, e le sistemate in 4 file da 3. Così che questi sono tutti i personaggi che sono in gioco. Colui che deve far indovinare poi pescherà 5 carte dal mazzo e le vedrà. Queste sono le carte che gli servono per dare indizi. Quindi noi dobbiamo far indovinare lo stregatto e con queste gli dobbiamo dire delle particolarità del personaggio che sono simili o diverse da questi personaggi. Io ad esempio posso dire che lo stregatto è differente dalla strega dell'Ovest, quindi posizionerò la strega dell'Ovest così in orizzontale. Così i giocatori dovranno togliere quale carta secondo loro non è. Al primo turno ne devono togliere una, al secondo due, al terzo tre, al quarto quattro, al quinto rimarranno solo due carte e loro dovranno, dopo che sarà dato l'indizio, dire quale personaggio dovevano indovinare. Poi, quindi, quando io sono rimasta con 4 carte, ne prendo un'altra. C'è Cappuccetto Rosso, quindi io posso continuare a dare indizi
secondo la mia sensibilità. Ad esempio, potrei mettere che si assomiglia al lupo, in quanto anche lo stregato è un animale. Potrei dire che si assomiglia al cappellaio matto, perché comunque fanno parte della stessa storia. Potrei dire che si assomiglia alla fata madrina, perché comunque sono due personaggi fatati e non reali. Posso dire che non si assomiglia a Cappuccetto Rosso, in quanto non è una bambina. Ma le similitudini e gli aspetti dissimili sono molto diversi a seconda di chi farà indovinare, quindi ci deve essere anche un certo feeling tra le persone. È molto più difficile cercare di indovinare degli indizi di qualcuno che non si conosce. Se si gioca con due mazzi, vediamo che con un mazzo si daranno gli indizi e con l'altro mazzo si cercherà di fare indovinare il personaggio. Ma adesso che avete capito più o meno come si gioca, possiamo provare insieme a fare una partita con Po. Ecco, allora io ho scelto il mio personaggio che sta in mezzo a questi e sto videochiamando Po. Po, fatti sentire. Sì, ci sono, ora metti il microfono. Non si sentirà Ciao, tanto parla. bene, spero che si senta bene perché cioè, fare con due cellulari non è il massimo. Allora, adesso ti do il primo indizio. Allora, ti do un indizio che è Pinocchio messo in verticale. Quindi c'entra Pinocchio. Sì, devi toglierne uno. C'entra Pinocchio, tolgo il gatto con gli stivali. Ok, adesso ti do un altro indizio. Devo prendere un'altra carta, vediamo se mi aiuta, non Sì. mi aiuta. Diciamo che non Sì. c'entra con la sirenetta. Ne devi togliere due. Ok, non c'entra con la sirenetta. Tolgo Cappuccetto Rosso e Dorothy. Ok, allora qui ci sono gli indizi, adesso vediamo un po' che ti posso dire, mica è tanto semplice. non lo so, Vai, diciamo che non c'entra con il gatto e la volpe, ne devi togliere tre. ok. Ne devo togliere tre, non c'entra col gatto e la volpe. Siccome non c'entra nemmeno con la sirenetta, io Sì. toglierei Biancaneve, Sì. la matrigna Sì. e la regina di cuori. Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso io ho 5 indizi e allora, questo è veramente assurdo, però ti dico che c'entra con il cacciatore. Ok, Adesso c'entra ne col cacciatore. Devi togliere 4. Chi tolgo? Tolgo Alice, Sì. Guarda, tolgo Campanellino. Ti ho Chi ci detto. sta ancora? Me lo ridici? Ci sta l'uomo di latta, Capitan Uncino, Cappellaio Matto e Principe Azzurro. Ti ho detto che c'entra con il cacciatore e con Pinocchio. Non c'entra con la sirenetta e col gatto e Sì. la Ok. volpe. Quindi tolgo Capitan Uncino. Ok. E un altro. Tolgo il cappellaio matto. Ok. Vi posso dire che è la prima volta che ci riusciamo un po' perché noi non siamo tanto bravi. Allora, ti dico che non c'entra con Cenerentola. Non c'entra. Allora tolgo il principe. Chi è quello? Il Chi principe abbiamo? azzurro, l'uomo di latta, togli. Ok, Il principe azzurro tolgo. ce l'abbiamo fatta, è l'uomo di latta. Abbiamo vinto, la Sì. prima volta abbiamo vinto. Ma scusa, che c'entra con Pinocchio? Me lo spieghi? L'uomo di latta e Pinocchio sono due personaggi inanimati, no? Poi il gatto e la volpe, perché questo non è un animale. Inanimati di chi? Inanimati, questo è di legno e questo è di latta. Poi il gatto e la Sì, ma volpe, parlano, si sì, muovono. ma sono fatti non di carne, non di ciccia. Poi ci sta il gatto e la volpe perché Sono fatti e basta. non è un animale, la sirenetta perché non è una donna, il cacciatore solo perché ci lascia, perché l'uomo di latta ci lascia. Sì, lo sapevo.
Ma anche da lontano può sbadigliare sempre. In teoria questo gioco si potrebbe fare anche al contrario. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, ma adesso con due cellulari non ci riusciamo. Quindi vi consigliamo, se dovete stare lontani dai vostri amici, potete fare anche una videochiamata con più persone e mettere su questo gioco. Se poi i vostri amici hanno, ognuno ha un mazzo, ancora meglio perché lo può rifare a casa sua, perché naturalmente fare indovinare è più facile. Poi vuoi salutare? Ciao ragazzi! Va bene, allora grazie per aver Mi visto questo raccomando! video. Alla prossima, ciao!